Ciro Foggia, è arrivato il primo gol in maglia Amaranto, come dire, l'aereo si è sbloccato, che sensazione? No, l'importante comunque era continuare, lasciamosi dei risultati e vincere. Poi era importante che io facevo gol, l'ho trovato e abbiamo avuto una grossa partita. Tanto è che un Arezzo che aveva approcciato benissimo, neanche 5 minuti già eravate avanti 2-0, insomma Mariotti aveva chiesto, no, iniziare bene, ci siete riusciti, insomma questo significa anche una crescita nell'autostima e in quelle che sono le vostre certezze, la convinzione. Sì, sì, abbiamo lavorato la partita tutta la settimana per approcciare forte, comunque dopo, come detto, 2-5 minuti già stavamo in vantaggio 2-0. Siamo stati bravi comunque a gestirla, poi abbiamo il rigore, non so se ci stava, e poi a chiuderla. Ecco, tra l'altro una giornata a livello statistico in cui praticamente, no, là davanti segnato tu, Sparacello, Muzzi, Cutolo è stato comunque decisivo anche se non ha segnato, insomma è un Arezzo che a livello di potenziale offensivo ha calato un po' tutte le sue carte. Sì, per fare un campionato importante bisogna avere gente pronta, che entra, chi gioca, possiamo giocare tutti i titolari e tutti possiamo stare in panchina, cioè in panchina Cutolo è entrato, ha fatto bene, Muzzi che è un giovane forte, quindi per vincere abbiamo bisogno di tutto. Ecco, tra l'altro abbiamo visto in queste prime giornate fare anche un gran lavoro per la squadra, no? Ti chiedo anche fisicamente come stai, come ti sta inserendo poi nei meccanismi, quello che ti chiede Mariotti. Sì, mi sto sacrificando molto, vabbè, questo è il mio modo di giocare, sto giocando un po' diverso dall'anno scorso, che comunque l'anno scorso giocavano 4-3-3 punta centrale, ma sto facendo gioco con le due punte, quindi va bene così, finché reggo fisicamente riesco a farlo questo lavoro. Grazie.